Ciao a tutti, siamo in Malesia e oggi vi porto alle Petronas Twin Tower. Costruite a Kuala Lumpur tra il 1995 e il 1998 su progetto dell'architetto argentino César Pelle. Sono diventate il simbolo del progresso economico della Malesia. Gli edifici sono stati concepiti utilizzando la più avanzata tecnologia che ha permesso, fra l'altro, la realizzazione dello Sky Bridge, ovvero un passaggio coperto posto a 171 metri di altezza dal suolo che unisce i due edifici consentendo agli utenti del complesso di passare indifferentemente da una torre all'altra senza dover scendere al piano terra dell'edificio. La pianta di ogni torre è disegnata secondo uno schema geometrico comune nell'architettura di tradizione islamica. Il design esterno richiama la cultura propria del paese, incorporando motivi malesi tratti dall'artigianato tradizionale, adattati al carattere ipertecnologico dell'edificio. Le torri furono inaugurate nel marzo 1996. La torre 1 è occupata dalla compagnia petrolifera statale Petronas, la torre 2 dalle compagnie associate, mentre lo spazio restante è stato affittato a varie multinazionali. Le torri Petronas hanno detenuto il primato di edifici più alti del mondo dal 1996 al 2004. Tuttavia questo primato è stato caratterizzato da polemiche e proteste per via della decisione da parte degli istituti internazionali di architettura di misurare l'altezza degli edifici comprendendo, nella misurazione, anche gli alti pinnacoli delle guglie, che fanno così lievitare artificiosamente l'altezza delle torri permettendo a questi edifici di appena 88 piani di superare colossi ben più grandiosi come la Sears Tower e le torri gemelle di New York. Il ponte sospeso chiamato Sky Bridge si trova tra il 41esimo e il 42esimo piano ed è il secondo ponte sospeso più alto al mondo. È stato progettato in modo tale da dare sostegno strutturale alle torri in caso di oscillazioni dovute a forte vento. Il ponte si trova ad un'altezza di 170 metri dal suolo, è lungo 58 metri e pesa 750 tonnellate. Lo Sky Bridge è aperto a tutti i visitatori e l'ingresso è a pagamento. I biglietti sono limitati a circa 1000 persone al giorno, per cui si consiglia di prenotare o visitare l'edificio di buon mattino. Le visite possono includere anche il passaggio all'86esimo piano panoramico e anche una cena presso il Petroleum Club Restaurant. Sulla cima di ogni torre vi è un pinnacolo alto 73,5 metri. Ogni pinnacolo è composto da 50 pezzi unici che pesano in totale 176 tonnellate. La loro funzione principale è quella di segnalazione agli aeromobili e soprattutto di parafulmini della città. A livello inferiore, si trova il teatro da 864 posti dei One Philharmonic Petronas,
sede dell'Orchestra Filarmonica della Malesia, e un'ampia biblioteca sull'energia. Le torri sono visibili da quasi tutta la città di Kuala Lumpur e raggiungibili in auto o mediante taxi. La stazione della metro LRT, linea Kelana Jaya, Gombe, ha una fermata omonima, KLCC, proprio al centro commerciale Surya posto sotto le torri. La stazione della monorail più vicina è quella di Bukit Manas, a circa 10 minuti a piedi. Le torri sono aperte dal martedì alla domenica dalle 9 del mattino alle 9 della sera, l'ultima visita alle torri è alle 20:30 della sera, il costo del biglietto per gli adulti è di 80 ringgit circa 18 euro e per i bambini è 33 ringgit circa 7 euro. Anche per oggi è tutto dalla Malesia, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video da Kuala Lumpur. Come sempre non dimenticatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto, e di iscrivervi al canale. Ciao!